Cari fratelli e sorelle tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. Diciamo insieme: siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Rendete diritta la via del Signore. Giovanni Battista, riprendendo la parola del profeta Isaia, ci invita con determinazione a camminare sulla via del Signore. La via del Signore è quella della fede, dell'umiltà, del servizio. Ci sono di stimolo oggi, con loro amore a Gesù, i santi Basilio e Gregorio. La via da loro percorsa è proprio la via del Signore. Signore Gesù Cristo, nostro buon pastore, noi vogliamo seguire soltanto te, e allora siamo certi che seguiremo la via diritta che porta al paradiso. E ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà, benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle, benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente, benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute, benedico la casa, la famiglia e i figli, benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina e il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, tutte le tue giornate si svolgano per me. C'è Gesù sotto le specie del pane, ma c'è Gesù anche sotto le specie delle circostanze, degli incontri, degli avvenimenti. Dovunque vedimi, dovunque seguimi. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiat semper. Ave Maria, prega per noi.